Buon lunedì. Come volano veloci questi weekend? Mamma mia, soprattutto quando ti diverti, cagotuto. Allora, un po' di cose. Primo. Allora, ora praticamente chi sarebbe, stando alle affermazioni della scorsa settimana, dovrebbe essere i ladri, ora sono i gobbi, e gli altri le guardie. Giusto? Vedete come si fa presto a cambiare, come fanno presto a cambiare le cose, a evolversi? Ma chi mai, ma vedi, uno non ci fa caso. Però purtroppo, vedi, succedono. Ti ritrovi tutto stravolto e è così, è il mondo. Se la vi, che devo fare? Poi, com'è il discorso? Magnan praticamente si è inventato tutto. Si è inventato tutto lui. Hanno sentito tutti, quella curva di Udine, dirigenti. Non è vero niente? Ah, vabbè, insomma, si è inventato tutto. Questa cosa senza motivo così. Poi quell'altra che era, che praticamente noi siamo, praticamente ce l'hanno poi venduta, regalata la partita. Sì? Sicuri? Cioè, siete coscienti di quello che avete detto? No? Ne rendete conto? L'hanno regalata allora. Ok, va bene. Saprei io chi mandavi, chi mi fa venire, ora dimmi tu cose. No, è arrivato. Eccomi, qualcuno mi ha chiamato. Che hanno detto? Che avrebbero detto di noi? No, Cosa? va, Cosa? Che scherzavo, noi? vai, via, Ma via, gli via, hanno via. inventato Fatta tutto? Ma cosa cazzo dicono? la Ma chi grossa, sono? mo. Ma chi Ho messo il sono? portale Poi che hanno aperto. detto? Ci hanno regalato Va poi? bene, sì. Te, che Tu dici? Ma mandami cosa cazzo? pure sul Ma WhatsApp andate a che. fare. Va bene, vai, vai. Ora. È arrivato. Oh, come l'ho pensato, è arrivato. Ma ci deve essere un collegamento sensoriale. Mamma mia. Il fatto sta questo, ragazzi, purtroppo dicono queste cose, ma va bene. Noi dobbiamo, pensiamo a noi, noi dobbiamo cercare di non commettere certi errori, che ormai le ripetiamo. Facciamo delle prestazioni buone e poi alla fine condite sempre da degli errori di sufficienza, dagli errori di sopravvalutazione, sottovalutazione, scusate, di certi momenti e ci possono costare caro. Ora è andata bene che te l'hai recuperata, l'hai vinta con l'Udinese, è andata bene. Ma altre partite ti sono andate male. Perché con Napoli, vi ricordate, con la Salernitana, con lo stesso Udinese all'andata, con che vi posso dire, con le altre squadre, con Lecce, visto che ieri sera tutti ci vincano a Lecce, noi eravamo in vantaggio 2-0, gara comandata tutto il primo tempo, il secondo tempo ci siamo proprio ci siamo divorati il mondo proprio, il mondo. E noi dobbiamo migliorare su queste cose qui, perché a differenza nostra, vedete gli altri, l'Inter hanno proprio fame, fame di vittorie, hanno quella marcia in più. La Juve la sta trovando, lottano su tutti i palloni, mettono le gambe, raddoppiano, picchiano, sempre praticamente con la bava alla bocca. Noi dobbiamo essere sempre stimolati, noi ci vuole che ci troviamo in difficoltà, ci troviamo sotto e allora reagiamo. Ma non sempre ti va bene, non sempre, come non sempre ti va bene quando fai quei cambi, sostituzioni all'incontrario. E svuoti in centrocampo e ci è andata bene che non sono stati buoni. Trapp Gabbia ha fatto una bellissima prestazione e loro che si sono mangiati i contropiedi fino all'inverosimile, alla fine l'abbiamo stregata. Ma guardate che non si può sempre sperare in queste cose. Te come vai in vantaggio? La devi portare a termine, ma devi avere sempre fame, non ti puoi accomodare, non ti puoi mettere lì, sgrogiolare su un misero gol che non vuol dire niente. Poi c'è sì, c'è anche stata la sospensione che lì magari ci ha causato un po' di nervosismo, abbiamo staccato la spina. Però c'è stato tante volte che non è stato quel fattore lì. Magari ecco, con l'Udinese lo posso capire di più per quello quanto è accaduto, ma altre partite non so quali erano le motivazioni. Però, Magnan si è inventato tutto, ce l'hanno fatta vincere, boh, se sembra a loro, vabbè. Poi che ci sarebbe da dire? Sarebbe da dire. Che ci sarebbe da dire? Che vuol dire? Che vuoi dire per certe cose? Io vi ricordo che sono complici. La squadra avversaria e l'allenatore Cioffi, che è uomo di merda, pezzo di merda, compreso Balzaretti, sono complici di quanto è accaduto. E se non danno il buon esempio loro, i tifosi, il tifo, come fai? Come fai a isolare certi soggetti, a metterli in disparte? Se fai così, non fai altro che invogliarli ancora di più, come giustificare, come se tu li stessi giustificando. E poi c'è un'altra cosa che volevo dire, infatti, eccoci qua. Leao. 7 milioni, 8, quanto prende? 7 e mezzo. Anche l'altra sera. Compitino.
Io c'è ancora, io voglio andare a fare in culo tutti. Il pallone non è quel modo. Il pallone in campo non bisogna fare bambini viziati. No, 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 no. In campo a questi livelli la responsabilità che c'hai, siccome sei una delle bandiere della squadra. No, non ci siamo, via ragazzi, non ci siamo. Non ci siamo. Non ci siamo. Lui, sapete che fa lui? Lui va nei su cosi, lui c'ha il suo mondo quantico. Lui va dentro il suo mondo quantico. Non so lì che c'è, gioca, reppa, trappa. Non lo so, non lo so. Prende, va, viene, torna. Torna quando si ricorda che magari c'è bisogno di lui, come ha fatto poi su quel lancio per Hernandez, che si è svegliato d'improvviso. E poi, finito lì per lui, ha finito, ha fatto il suo e torna nel suo universo quantico, nella sua dimensione ideale. Ma non è così. Non è così. Giocatori come Mbappé, come è stato Messi, Ronaldo, come Haaland, quelli picchiano sempre, quelli picchiano sempre, quelli battono sempre il ferro quando è caldo. Questo non si sa che cazzo gli passa nella testa. E io lo dico perché voglio bene. Secondo me, lo ripeto, lo ripeterò all'infinito. Ha delle potenzialità incredibili, incredibili. Ma non le mette in atto. Perché? Perché è un bambinello viziato. Questa cosa qui mi fa girare i coglioni. E se va avanti così, facciamo prima a liberarcene. Ce ne dobbiamo liberare perché te, giocatore così, che ti fa una partita, una, con Paris Saint-Germain, una, e quell'altra vaga, vaga per i suoi universi, per i portali. Ma che ci fai? Ma che ci fai? Mi dite che ci fai? Che ci fai? Ricordate che abbiamo avuto Kakà, Seedorf, Scecco, Inzaghi, Thomasson, Rui Costa, Rivaldo, poi Pirlo, Gattuso, Maldini, Nesta. Ma questi, Jankulowski, Calà, questi sbagliavano una partita, poteva capitare. Ma poi questi avevano la continuità, si rimettevano lì, si sintonizzavano dove serve e pedalavano giù, perché erano professionisti. Ora si pensa a fare cose extracampo, a stare in campo, a sorridere, a gigionella. Ragazzi, andiamo a Milan, non siamo una squadra che calcia a 7 estiva, eh. Via. Ciao a tutti.